Questo è stato un disegno politico. Questa è una piattaforma politica e strategica di una leadership. Rifletteva un'idea dell'Italia per i prossimi anni, forse decenni. Su alcune di queste cose io, come altri, ero d'accordo, su altre sono stato e l'ho detto in radicale dissenso. Ma lo ripeto, riconoscere l'esistenza di quel disegno è un atto di onestà. Quell'impianto, questo impianto, sorretto all'inizio da un messaggio potente della rottamazione di ciò che c'era stato, per una fase si è imposto. Prima a grandissimi numeri dentro il Partito Democratico, poi per un tratto anche fuori. E ha prevalso, perché lo dico con la stessa onestà, quel disegno non è stato contrapposto, non abbiamo contrapposto una vera alternativa, né qui né fuori. Qualcosa che si muovesse alla stessa altezza, con la stessa ambizione. Ma il 4 marzo ha detto una cosa precisa. Ha detto che quel disegno è stato sconfitto. Ed è qui il limite di fondo di alcune reazioni, anche a sinistra, anche dentro il Partito Democratico, nel rimuovere una volta di più la realtà per come si è manifestata, maledetto Cadorna. Quel disegno non ha convinto una parte larghissima degli elettori e della stessa sinistra. E allora il ricambio di una leadership e una classe dirigente non sono il frutto solo di una percentuale deludente nelle urne, sono la risposta che una grande forza politica consapevole deve dare a quel giudizio politico. Il mio problema non è mai stato, ve lo giuro, e non è Matteo Renzi, e a lui ho espresso la mia solidarietà sul piano umano. Ma con la stessa chiarezza, oggi io penso e dico che dobbiamo superare il renzismo. Quel metodo, quel disegno, quella concezione del potere, perché c'è una ragione nell'ostilità di troppi verso questo simbolo e chi lo ha incarnato per una stagione.